Ben ritrovati. Eccomi con un nuovo video recensione. Questa volta vi voglio parlare di un romanzo di esordio di una scrittrice inglese. Trattasi di Alex Connor, o meglio Alexandra Connor, che si firma spesso Alex Connor. Innanzitutto due cenni sull'autrice. È un'artista inglese, ha fatto diversi lavori, tra i quali si è anche occupata di gallerie d'arte ed è essa stessa pittrice. Ecco che il suo romanzo d'esordio, La cospirazione Caravaggio, pubblicata da Newton Compton, fa trasparire la sua conoscenza proprio e del mondo dei mercanti d'arte e della storia dell'arte in sé per sé. Siamo a Londra nel 2014. Un gallerista rinviene i cadaveri di due fratelli, i gemelli Ward, che sono stati brutalmente torturati e quindi assassinati nella loro galleria d'arte. La polizia arriva, ma come si suol dire in gergo, brancola nel buio. Così non è invece per un detective privato, Jill Eckhart. Meglio, Jill Eckhart è stato un detective privato, adesso si è ritirato, non ne vuole più sapere, ha una nuova compagna che sta per avere il loro primo figlio, quindi è più preoccupato di stare insieme alla sua donna. Ma a suo malgrado viene coinvolto in questa vicenda proprio perché le dinamiche di questo duplice omicidio sono molto, molto, anzi troppo simili a un analogo duplice omicidio avvenuto 8 anni prima a Berlino. Su tutta questa vicenda, scusate, si sviluppa la storia che vede scorrere il romanzo su due binari. Uno è lo svilupparsi di questa serie di omicidi, perché dopo il delitto dei due fratelli Weird ci saranno altri mercanti d'arte che verranno via via uccisi, sempre in maniera estremamente violenta e brutale, non prima di essere stati sadicamente torturati. E c'è la vicenda di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Quindi vedremo da una parte gli ultimi anni di vita di Caravaggio e in contemporanea quello che sta accadendo tra Londra, Berlino, l'Italia, perché la vicenda poi si sposterà anche negli Stati Uniti. Insomma, questi mercanti d'arte che sono sparsi un po' per il continente europeo e l'America verranno via via coinvolti. Perché l'unico filo conduttore che li lega è un personaggio particolare. C'è questo ragazzo, questo giovane uomo che si fa chiamare Luca Ameris, che sostiene di essere l'ultimo discendente di Michelangelo Merisi, appunto, detto il Caravaggio. Ebbene, questo uomo che addirittura arriva con un colpo di testa assurdo a pubblicare un blog in internet, sostiene, oltre che di essere appunto l'ultimo discendente in linea diretta di Caravaggio, di possedere anche, di conoscere, per meglio dire, l'ubicazione di due dipinti che sono stati ritenuti purtroppo perduti, scomparsi. E si tratta del ritratto di Phyllide Melandroni, che fu modella e compagna di Caravaggio, una nota prostituta romana che lui ritrasse in vari dipinti, e la tela della Natività dei Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi, che venne trafugata, si suppone, dalla mafia, da una chiesa di Palermo nel lontano 1969. Questo quadro a tutt'oggi ancora non è stato ritrovato. Non si sa se sia andato perduto, distrutto o sia custodito da chissà chi. Sappiamo
Stessa cosa per il ritratto di Filide e Melandroni. Questo ritratto pare fosse stato trafugato dai tedeschi durante l'ultima guerra e, come tanti, troppi capolavori dell'arte, sparito nel nulla. Ebbene, abbiamo quindi questi mercanti che vorrebbero a tutti i costi mettere le mani su questi due capolavori di valore assolutamente inestimabile. E nessuno di loro ha l'aspirazione filantropica di poi donarlo alla gioia del pubblico, sia darlo a un museo affinché tutti ne possano godere. No, ognuno di questi mercanti mira alla vendita, al prestigio che ne deriverebbe. Gil Eckhart, da parte sua, vuole soltanto capire chi sia l'autore di questi efferati delitti, che hanno veramente qualcosa di terribile, proprio perché prima dell'uccisione queste persone vengono torturate, e poi perché vorrebbe fare chiarezza su questo delitto avvenuto a Berlino 8 anni prima. Su tutto questo, Luca Merris, questo giovane uomo che per la sua imprudenza si è esposto a molti troppi rischi. Questo, insomma, è il plot, ossia la trama di questo romanzo. Ovvio, è una cosa un po' così, però diciamo che è piacevole perché abbiamo un excursus nel mondo dell'arte, appunto. Scopriamo, per chi non conosce la vicenda di Caravaggio, gli aspetti tragici della sua vita estremamente turbolenta e al tempo stesso avventurosa, e poi arriviamo a un finale veramente di quelli che lasciano un po' così. Perché si vedrà lo spessore delle persone, i valori che questi portano. Mercanti d'arte dovrebbero essere dediti al bello, a una cosa così elevata, appunto, come l'arte, che in realtà si rivelano proprio persone grette e meschine, legate soltanto a Dio denaro. Alex Connor, sì, Alex Connor si chiama. Ha pubblicato un altro romanzo, se non vado errata c'è di mezzo Rembrandt, adesso non mi viene in mente il titolo, ma comunque, come esordio non è male. Mi è piaciuto anche perché si capisce che la scrittrice parla del mondo dell'arte e soprattutto del mondo delle gallerie, dei mercanti d'arte, con cognizione di causa. Quindi, siccome è un ambiente che non viene mai utilizzato per l'ambientazione di thriller, è un modo piacevole, diverso per leggere qualcosa di artistico, ma al tempo stesso una vicenda che riesce ad avvincere il lettore fino alla fine. Quindi, vi ripeto, La cospirazione a Caravaggio di Alex Connor, pubblicato da Newton Compton, se non vado errata, adesso controllo, ma credo esista anche, sì, confermo, esiste anche l'ebook. Con questo vi saluto, un bacione e un arrivederci a presto.